Se parliamo di Cecoslovacchia, pensiamo subito a Praga e alla sua primavera, che giusto 50 anni fa suscitò speranze e aspettative nel mondo democratico. Oggi quel paese è diviso nella Repubblica Ceca e nella Repubblica Slovacca, ma i suoi cittadini celebrano il centenario della nascita. A Torino lo fanno con una mostra fotografica e didattica ospitata nei locali di Corso Inghilterra 7, sede della città metropolitana di Torino. La mostra è stata inaugurata alla presenza dei consiglieri della città metropolitana Anna Merlin e Silvio Maiano, insieme ai consoli onorari in Piemonte delle due repubbliche, Giuseppe Pellegrino e Franco Aprile. Resterà aperta fino a lunedì 3 dicembre. È una memoria che rimane nell'anima dei popoli sia ceco che slovacco, perché la Cecoslovacchia nasce per volontà dei popoli, non tanto degli elementi della cultura che invece erano più portati alla separazione. In realtà quella che è stata poi la separazione è stata voluta da una certa elite, perché il popolo, soprattutto il popolo slovacco, temeva delle conseguenze economiche derivanti da quella che è stata la separazione. Siamo riuniti da un centenario che ha visto i due paesi sciogliersi dall'impero austro-ungarico e quindi riunirsi nella Cecoslovacchia. Poi siamo anche un cinquantenario con la primavera di Praga, che ha destato grande emozione, grandi speranze, grandi aspettative, grandi ricordi, perché ne parliamo ancora 50 anni con il fuggido ricordo di Jan Palach che è rimasto impresso in generazioni e generazioni di giovani che hanno affrontato le loro inquietudini e anche le loro speranze e le loro aspettative. Ovviamente poi dal 93 in poi i due popoli si sono divisi, hanno scelto di fare una strada diversa, però a fine, e ci è sembrato opportuno e anche piacevole, visto che il console Pellegrino ha la giurisdizione per il Piemonte e la Liguria, riunire in un'unica mostra i due consolati, le due storie e ovviamente un popolo.